Io sono Sonia Pozzobon, vengo da San Biagio di Callalta, Treviso, e dal 1997 ho cominciato ad avere dei piccoli problemini al seno. Mi è stata diagnosticata una mastopatia fibrocistica. Di conseguenza io ogni anno ho fatto dei controlli e nel 2012 ho dovuto affrontare una dura realtà. Nel senso che sono andata al solito controllo e mi è stato diagnosticato un carcinoma al seno. Diciamo che subito ti senti crollare il mondo addosso. Purtroppo era una cosa inaspettata. Il mio primo pensiero è andato alla mia famiglia, che mi emoziona ancora. È andata la mia famiglia perché avevo paura per le mie figlie, per il dolore, niente. E poi mi sono fatta coraggio, ho detto dovevo affrontare questa cosa e mi sono affidata totalmente ai miei medici che mi hanno seguita. E mi sono sentita coccolata, diciamo nel vero senso della parola, perché io in quel momento ero molto smarrita, non sapevo come affrontare le cose. E i medici mi hanno indicato e la terapia che dovevo fare. Ho fatto un primo momento un intervento al seno, che dovevo fare un quadrante, ma sono uscita con una mastectomia. Lì è stata una cosa, diciamo, anche lì va bene, ho affrontato perché pensavo che questa brutta malattia fosse stata presa in tempo. In effetti ero molto positiva in quel momento, pensavo ce l'ho fatta, però dovevo ancora seguire un percorso, naturalmente dovevo fare la chemioterapia, le cose così. Niente, poi a distanza di un mese c'è stato un altro duro colpo, perché per degli ulteriori accertamenti ai linfonodi mi hanno trovato una micrometastasi al secondo linfonodo che mi hanno tolto. E niente, ho affrontato un secondo intervento e lì ho detto vabbè, affrontiamo con positività e l'ho fatto. Poi sono stata seguita dall'oncologia di Treviso e ho fatto le mie chemio, il ciclo. E sempre cercando di pensare positivo, perché il mio pensiero era soprattutto la famiglia. E non per me, perché non so perché. Io pensavo, vabbè, è successo a me, piuttosto che dovesse succedere una cosa alle mie figlie, naturalmente, era una cosa, il mio pensiero. E comunque ho fatto questa chemio e al termine delle chemio ho iniziato una terapia ormonale che dopo 8 anni sto ancora seguendo, perché la mia oncologa preferisce così, insomma, piuttosto che ci sia una recidiva, ha detto meglio che continuiamo con questa terapia. Io sono positiva, sto seguendo un gruppo delle, non so se posso dire, delle Achea Rosa, sto facendo del Dragon Boat sul Sile, è una cosa che aiuta tanto per il problema dell'infedema di una donna operata al seno, e anche psicologicamente, perché quando si è in gruppo si affronta più facilmente il percorso, ci si crea, dà una forza una con l'altra, diciamo, è una cosa che si sente una con l'altra. Forza l'ho trovata nel pensare che dovevo reagire a questa malattia, non doveva averla vinta, dovevo io essere la vincitrice in questa cosa. Soprattutto per la mia famiglia, ho avuto un supporto meraviglioso dai miei cari, anche mio marito, che diciamo io sono abbastanza libera nel stesso rapporto, che mio marito ha i propri interessi, ho sempre lasciato la libertà. In quel momento mi si è avvicinato molto, mi è stato molto vicino, perché avevo bisogno di un supporto, va bene, però
mi ha aiutato tanto la famiglia, i cari, gli amici. È stato un periodo difficile, però mi ha dato forza per reagire. Io, dopo aver seguito questa cura e la chemioterapia e tutto, a distanza di tempo ho avuto un problema di linfedema, ho avuto il gonfiore al braccio operato e questo ha fatto sì che mi avvicinassi alla LILT per questo servizio di linfodrenaggio. Da lì ho seguito varie cose alla LILT perché ci sono vari servizi per le donne operate al seno, ho fatto yoga, ho fatto varie cose. E ultimamente invece sto seguendo un gruppo di Dragon Boat. Mi sono avvicinata perché questa è una disciplina che aiuta tanto le donne operate al seno, sia psicologicamente e anche per il problema del linfedema. Beh, io ho vissuto questa storia perché purtroppo accade. Uno pensa che non debba succedere a te, ma da un momento all'altro ti trovi ad affrontare una dura realtà. Io trovo giusto dire alle donne che è giusto fare questi controlli perché quando si trova in tempo si ha la possibilità di sorridere di nuovo, di affrontare con la giusta positività le cose e fare un percorso più sereno.